L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica conferma che le principali strutture di contenimento dei reattori della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia hanno subito almeno 3 attacchi diretti. È la prima volta dal novembre 2022. Uno dei velivoli senza pilota è finito sul tetto del reattore 6, forse abbattuto dalla contraerea. Pur essendo la centrale protetta da una calotta di cemento e acciaio, spesso un metro, che può resistere all'impatto di un aereo di linea, il rischio è che vengano compromessi i sistemi di raffreddamento e contenimento del reattore. Kiev e Mosca si scambiano accuse sulle responsabilità degli attacchi e invocano inchieste internazionali sull'accaduto. Intanto continuano i bombardamenti con missili e droni sulle centrali elettriche ucraine, ormai fuori uso all'80%. 6 morti negli ultimi bombardamenti mentre il conflitto si allarga al Mar Baltico. L'intelligence militare ucraina ha rivendicato un'operazione nella quale è stata data alle fiamme una nave lanciamissili russa al largo di Kaliningrad. Intanto si muove il fronte diplomatico. A Pechino il ministro degli esteri russo Lavrov ha incontrato suo omologo Wang Yi, che si è detto certo che la Cina rafforzerà la cooperazione strategica con la Russia, ma ha anche chiesto una conferenza di pace con tutte le parti. Il ministro degli esteri britannico David Cameron è invece negli Stati Uniti con l'obiettivo di sbloccare gli aiuti militari all'Ucraina.